ce rapport con l'esthétique antique est fondamental, mais obviamente anche con la natura. Et quando Canova faceva una scultura che era tra l'allegoria, tra il ritratto, come questa scultura che rappresenta non solo la madre di Napoleone, ma l'idea della madre che è erede dell'impero romano, perché il modello di Napoleone era proprio Agrippina, ma anche Agrippina, ma ancora di più l'impero di Carlo Magno, che era l'erede politico dell'impero romano. E tutto questo si trova nella costruzione di questa immagine. Per questo utilizza una scultura romana e entra a questo punto il concetto di imitazione, che è un concetto fondamentale nell'arte di Canova, un concetto che Canova discussa nella grande corrispondenza con Quatremer de Quincy, che è il grande teorico francese amico di Canova, con la loro corrispondenza proprio identifica la logica della modernità degli anni 800, quando si tratta di un ritorno all'antico, ma che sia comunque un ritorno contemporaneo. Quindi, quando si tratta di Canova, la dimensione intellettuale, la complessità artistica è sempre molto alta. Un artista molto colto, che sa proprio guardare attorno a lui e dall'espressione la più curata del suo tempo. Con il pittore David, credo che Canova e David sono la somma, tutti e due, della fine del Settecento, del neoclassicismo. Neoclassicismo che vuol dire un nuovo classicismo, non una ripetizione, ma un sguardo nuovo sul classico. E questa scultura è proprio l'illustrazione di questa voglia, di questa cultura che è legata moltissimo anche ai scoperti di Pompei e Herculanum, che è un momento nella cultura europea che ha cambiato il gusto, la sensibilità, la moda, l'arte, la letteratura, ha proprio cambiato la civiltà della fine del Settecento.